Diamo ora la parola al dottor Massimiliano Galioni, che è qui nella doppia veste di direttore responsabile della rivista Education 2.0 e anche è qui in qualità di direttore generale dell'RCS Libri nel settore Education. Buongiorno a tutti. Il mio compito, credo, nella circostanza sia quello di sottrarre il meno tempo possibile ai lavori. Quindi, poi poco fa Luigi Berlinguer mi ha detto che ha preparato una relazione un po' pazza e quindi a maggior ragione bisogna accelerare lo spazio per il professore. Come organizzatore di questo convegno ovviamente mi corre l'obbligo di ringraziare l'ufficio di presidenza dell'Istituto degli Innocenti, posto magnifico, organizzazione magnifica, so che sono parole ridondanti ma non si smetterebbe mai di lodare siti come questi. Devo ringraziare l'assessorato alla pubblica istruzione della provincia di Firenze che ci ha aiutato sicuramente in questa iniziativa. Devo ringraziare il parterre de roi degli esperti che daranno corpo a questo dibattito, a questi lavori. I ringraziamenti a Luigi Berlinguer li faccio tutti i giorni. Devo ringraziare soprattutto voi per una partecipazione così intensa, così densa e scorrendo ancorché velocemente i pannelli dei progetti che sono stati esposti così ricca. Come editore di Education 2.0 è una comunità, e tale la voglio definire, né rivista né altro, che in poco tempo, in un mondo piuttosto affollato, è riuscita a ritagliarsi un suo spazio significativo. Non vi annoio con dei numeri, ma vi racconto solo questi: più di 11.000 visitatori unici mensili con punte di oltre 3.500 visitatori settimanali. Per una comunità di questo tipo sono risultati importanti. Io l'impegno che assunsi con Luigi Berlinguer un anno fa è quello di far diventare questa comunità un punto di riferimento per la comunità del sistema educativo nazionale e in seconda battuta magari non solo nazionale. Ci stiamo riuscendo per un motivo molto semplice che prescinde dai numeri. State relegando il ruolo dell'editore sempre di più a quello di sistematizzazione dei contenuti. La comunità sta diventando sempre di più vostra. Noi, è questo uno degli obiettivi che ci volevamo prefiggere varando questa iniziativa, cioè dare voce alla scuola. Come dice il titolo del convegno, l'innovazione nasce dal basso e quindi dare voce a questo basso, che proprio non mi piace come termine. Basso è solo una questione di punti di vista. Io dico che queste iniziative nascono dall'alto della vostra esperienza, dall'alto della vostra sensibilità, dall'alto della quotidiana attività che svolgete nella scuola in Italia. Prossimo convegno, e ho visto in uno dei pannelli che sono in visione fuori che qualcuno di voi, come segno per il monitore, ha scritto primo convegno di Education 2.0. Mi complimento con chi ha avuto questa visione, perché il nostro intendimento è quello di far diventare questa occasione un'occasione continuata e continuativa, un evento, è un evento che, se le condizioni di contesto, è un modo elegante per definire quelle economiche, lo consentiranno, diventerà un vero e proprio award annuale intorno a temi di questo genere. Raccolgo l'invito dell'assessore sulla scelta di Firenze,
al posto migliore per Nuova Italia, per ciò che ha rappresentato Firenze nell'ambito della Firenze e la Toscana nell'ambito della pedagogia, per ciò che ha rappresentato anche, forse oggi lo rappresenta un po' meno, nell'ambito dell'editoria. E qui vengo all'ultimo punto. Come organizzatore, come editore di Education 2.0 e come editore di contenuti didattici per la scuola. La settimana scorsa abbiamo, come associazione editori, incontrato il dottor Biondi a Roma e fra le altre cose il dottor Biondi ci ha invitato a collaborare con la corte delle classi 2.0 per dare corpo o dare maggior corpo, ma dare maggior spinta a questa iniziativa sicuramente di rilievo che il Ministero assieme a Indire ha varato. Noi come RCS questo invito lo raccogliamo. Vogliamo lavorare con la scuola, ovviamente per lavorare bisogna essere sempre almeno in due per voler lavorare assieme, ma aggiungo un elemento. Classe 2.0 guarda le nuove tecnologie come un elemento chiave di svolta per generare in modo diverso, non voglio definire se migliore o qualificare in altro modo, per generare capitale umano, che è poi l'obiettivo che il processo di apprendimento e di insegnamento si pone. Le tecnologie sono un fatto importante, a mio modo di vedere, e guardando soprattutto la ricchezza dei progetti che voi oggi presentate, non sono l'unica cosa, sono solo una delle tante componenti, che non necessariamente appunto si deve passare attraverso la telematica. È un supporto, non è un fine. RCS Education è pronta a lavorare con voi, considera quello di oggi un primo step, conosciamo i nostri indirizzi, cominciamo a lavorare assieme, cominciamo a produrre, continuiamo a produrre valore aggiunto. Noi dobbiamo essere sempre più vicini alla scuola, portiamo a livello, se volete, nazionale e non solo, quelle che sono le esperienze di ognuno di voi nel vostro territorio, nel vostro ambiente, perché molte di queste hanno dignità certamente di essere portate a paradigmi dell'innovazione nella didattica. Grazie.